Proseguiamo con un ospite che è in presenza, siamo molto contenti, Milena Agus, eh, siamo a Cagliari, lo ricordiamo, quindi nella sua città e eh, questo ci ha permesso di averla con noi nonostante tutto. Eh, allora, Milena, eh, siamo qui nello specifico per parlare del suo ultimo romanzo, Un tempo Gentile, che è uscito lo scorso autunno. Eh, per notte tempo. Milena ha pubblicato molti libri, li ha pubblicati tutti con notte tempo, è una cosa che non so, a me piace molto, mi viene sempre in mente Italo Calvino che diceva che nella vita eh, non era mai riuscito a essere monogamo tranne che con la casa editrice, per ah. cui aveva sempre solo pubblicato con sì, le inaldi. Eh, insomma, quindi notte tempo. Mi sembra importante ricordarlo perché, appunto, ti accompagna dall'inizio di questa tua carriera di scrittrice. Sì, siamo uniti nella buona e nella cattiva sorte. Perfetto. Allora, <ride> eh, niente. Un Tempo Gentile mi viene da dire che è un romanzo gentile, esattamente come racconta questo titolo, che eh, racconta la storia di un gruppo di persone che, nel romanzo all'inizio, vengono chiamate gli invasori che per un equivoco, per un errore, si ritrovano in un piccolo e sperduto paese del sud della Sardegna, dove succederanno tante cose, in particolare ci sono delle donne che hanno eh, un ruolo importante in questo romanzo e che, insomma, con le quali poi si instaurerà un rapporto. La prima domanda che ti vorrei fare, poi ovviamente lasciamo spazio anche a quelle di Nicola, riguarda proprio eh, queste donne che vengono definite il coro e per le quali Milena usa la terza persona plurale. È un libro raccontato con il noi, è una cosa anomala in generale e per te certamente una cosa nuova. Allora la prima cosa che ti vorrei chiedere è proprio, riguarda proprio questo noi, come è arrivato, come mai hai scelto di usarlo. Allora, eh, io volevo fare a un certo punto della mia vita eh, eh, qualcosa comunque di diverso. Volevo cimentarmi in qualche cosa di difficile, no? Perché, perché ho pensato che i, i lettori meritano qualche novità, anche se magari a un autore sono affezionati. E, e io ho sempre usato la terza singolare oppure io, no? molti sono in prima persona singolare, però e, anche se, se si poteva arrivare a pensare ad altro, a riflettere su altro, però erano tutti romanzi che affrontavano problematiche esistenziali, cioè la vita l'amore, l'amicizia e eh, 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 appunto cose del genere. Questo nel mio piccolo, perché non sono granché in politica, volevo fosse anche un, uh, un romanzo che affrontasse un problema politico, un problema sociale. Sì, forse e allora, questo l'ho detto nell'introduzione, in effetti sì, racconta. Sì, cioè... perché parla comunque dei migranti. Chiaramente eh, non, non potevo usare se non il noi, cioè la prima plurale, la terza plurale, loro, eh, cioè loro sono sempre i migranti, sono sempre loro, 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 eh, e poi si rivolge a un voi cioè si rivolge non a un tu ma a tante persone. E, e così volevo affrontare questo, questo problema dal punto di vista della, della gente normale, cioè non, della gente che fa grandi, non di quelli che fanno grandi cose, i volontari, quelli delle ONG, quelli delle associazioni, ma ma volevo raccontare di persone a cui la possibilità di, di fare del bene viene sbattuta in faccia <ride> e a quel punto vorrebbero tanto rifiutarla, ma son brava, è brava gente e non ce la fa. E c'è una frase sì. che abbiamo usato peraltro anche nel titolo di questo sì, libro. Sì, l'ho no? vista, che è molto bella. Non eravamo cattivi, soltanto non avevamo la forza. Sì, e mi è mo piaciuta mi sembra molto. E' una cosa molto importante, perché appunto sì. è l'idea che eh, nella vita di un, delle persone, di un paesino, questo peraltro, anche questa è una novità, forse non avevi mai ambientato una narrazione nei nostri paesi, no? no. C'era sempre stata la città un po' eh, come oppure, sfondo. Oppure... La Sardegna bellissima, il mare meraviglioso, sì. le coste meravigliose, il paese brutto, brutto, brutto. esatto. Brutto. Sì, <ride> mi raccontato, brutto, sì, mi è anche dispiaciuto, ma è piena no? di brutti. Eh, sì. non, non si coltivano più eh, tutte le cose che si coltivavano prima, la, anche la stessa agricoltura ormai è ridotta a è che dici? Carciofi. carciofi e biomasse, e biomasse. Eh, le, le case sono cadenti, le persone non si impegnano quasi più nemmeno a tenere bene queste case. Questo incontro-scontro è appunto una cosa. Con cui hanno dovuto fare i conti e, e da lì hanno iniziato poi anche a guardare il loro stesso paese con occhi diversi. Sì, sì. Eh, allora, il, il paese eh, è in parte cadente e in parte imbruttito dalle cose che stringono il cuore di noi sardi quando andiamo in certi paesi, no? Portoncini in alluminio anodizzato. Eh, eternit, eh. <ride> eh, così a bizzeffe. Quindi è, è, è più, che, più che cadente, è, è, sì, è, è, è brutto, è offeso. C'è infatti un personaggio che dice, voi non vi rendete conto che rinunciare alla bellezza nella vita... Nella, nelle costruzioni è un'offesa, un'offesa al vostro paese, voi l'avete offeso, allora poi siccome mi piaceva scherzare ho, ho inventato, cioè non l'ho inventato, ho conosciuto una persona che lo fa davvero. E comunque insomma vabbè, è, è, ho, ho, ho pensato di fargli dire... Eh, voi avete offeso le vostre case. Allora, tutti invitano questo ingegnere, questo che è uno dei volontari che accompagna i migranti. E gli dicono: Un Può venire a casa mia a guardare se casa mia per caso è offesa? Eh, e insomma, prima. Vengono presi in giro perché dicono che fanno psicoanalizzare le case, poi però tutti dicono: senta, un passaggio a casa mia lo fa, mi dice se casa mia, e lui le trova tutte offese. Capito, è eh? così. E, e, e quindi il, il paese a un certo punto. Nel, per quello che possono fare in, in qualche mese no? con, i, con i migranti che danno una mano, rivive, come, come dicevi, rivive e un po' rinasce, per esempio beh, coltivano un orto. Appunto, mi sì, dicevi sì. prima che ti piace scherzare e c'è un'ironia sì. concreta della quotidianità in questo romanzo che è uno straordinario motore narrativo, perché poi eh, la concretezza di questi sardi paesani eh, abituati no, a, a sfangare le giornate in quei modi lì diventa uno straordinario momento di incontro con, una, con, con un corpo estraneo no, di, di migranti sì. che a un certo punto si ritrova eh, nel loro paese. E, e quindi la domanda che voglio farti è questa, e, tu dici che no, volevi provare a scrivere un romanzo che fosse anche politico. E, e, e mi sembra che ci siano poche cose politiche in questo periodo come affrontare due temi, l'amore e la paura. La paura significa sì. ignoranza, e cioè non conoscere sì. una cosa Nasce dalla di, non e di conseguenza qualcosa che ti spaventa. E ci stiamo interrogando quest'anno al festival su cosa sia l'amore, si chiama Co Che cos'è l'amore? L'ho visto, il certo, vi ho seguito. E allora sì. voglio chiederti che ruolo ha l'amore e che ruolo ha la paura nel libro che hai scritto. Sì, allora... Iniziamo dalla paura. Eh? Eh, quando arrivano i diversi, cioè questo gruppo di migranti, con i volontari accompagnatori, come raccontava prima Paola, è un equivoco. Loro non dovevano arrivare in questo paese lontano da Dio e dagli uomini, no? eh, che viene chiamato corno di forca che poi è tanto così per identificarlo. <ride> e, quindi già anche chi arriva è impaurito perché quello che trova è straordinariamente diverso da quello che si aspetta. E loro nel vedere arrivare appunto i migranti per lo più neri, fra l'altro neri o marroncini, insomma, quindi mh, diversi. Sono, sono presi dalla paura, dallo sgomento. E, e a questo punto eh, succedono: eh, cioè, succede una cosa, il paese proprio si divide fra quelli che continuano ad avere paura, e la paura chiaramente non, non ti rende curioso di conoscere, curioso di sapere, anche perché. La, a meno che tu non, non conosca un assassino, la maggior parte delle volte, o un vero cattivo, un cattivo puro, la maggior parte delle volte, quando le persone le conosci, le giustifichi, no, ti passa la paura e l'avversità nei, nei loro confronti. Quindi c'è una, una metà paese che proprio non ne vuole sapere. E invece queste donne forse eh, non mosse da eh, grandi sentimenti ma mosse dalla curiosità e in fondo anche da una sorta di, di mh, sentimento d'amore per il prossimo e non, non a caso io l'ho dedicato a mia mamma e alle mie zie e ho detto nella dedica iniziale che facevano che aiutavano chi ne aveva bisogno come fosse la cosa più naturale del mondo come succede nei paesi sì poi io conosco soprattutto i paesi del campidano eh, dove dove le persone sono scherzose e, e fra la tristezza e l'allegria se non hanno grandi tragedie preferiscono essere allegri, sparare battute, da lì anche nasce un po' la, il no? fatto l'ironia fa. così. E, e però comunque eh, a quel punto sono mosse dall'amore, anche perché poi eh, l'amore sappiamo che eh, si riferisce a varie cose no, non è solo quello per un uomo, per una donna non è solo quello sentimentale ma, eh, ma può essere universale ed è un amore eh, che si espande è <ride> che contagioso si, eh, sì, che si, che si espande e, e loro non hanno la capacità che hanno certe persone la capacità naturale, è una capacità naturale che non ho neanche io, di amare l'umanità in generale, no? Loro dicono, certe persone hanno la capacità di amare il mondo, di amare l'umanità. Il nostro amore è sempre, si è sempre fermato. All'ufficio delle poste dove mandavamo i pacchi ai figli lontani e alla fermata della Corriera. E, e questo era un po' un problema mio eh, che il libro mi ha un po' aiutato a risolvere. Sì, io credo che questo sia una, un aspetto molto importante perché eh, il tema dei migranti, il tema. Eh, delle persone che fanno questi viaggi tremendi in cui rischiano la vita a ogni passaggio e poi arrivano qui e appunto arrivano in posti che non sono il paradiso evidentemente e, si, e poi i loro problemi quindi continuano e contemporaneamente i problemi li vivono anche le persone che in quel posto si trovavano da prima è un tema talmente complesso che ehm, in, nel romanzo non viene semplificato. Questa mi sembra una cosa importante da dire. Cioè, un tempo, gentile non ha una risposta facile a questo tema. Anzi, quello che noi vediamo attraverso questi personaggi che sono il coro delle donne, ma sono anche i loro mariti, sono le loro madri che già hanno un atteggiamento un po' diverso. Rende tutta la complessità del caso e anche il punto di vista dei migranti stessi, perché sì, appunto vediamo che. Ritengono il muso perché il muso. quella è non un, è l'Europa. Il bambino più antipatico del mondo, ci sono una serie di personaggi anche tra di loro, perché anche loro non arrivano cioè. tutti dallo stesso posto e quindi non condividono la stessa cultura. Per cui anche tra i migranti siriani, quelli eh, senegalesi, ora non ricordo ci sono bene: i sono come eh, quei i siriani. Esatto, sono delle persone molto colte, degli altri che altri non lo meno. sono. E questo Milena lo rende molto bene, mi sembra. Ehm, questa questione della conoscenza e della curiosità è interessante perché quando loro, appunto in questo processo verso la conoscenza, verso il mettere da parte la paura e farsi invece trasportare di più dalla curiosità, vale per tante questioni, anche per delle cose ehm, legate. A una cultura, a, alla loro stessa cultura, cioè sono delle donne. Che non hanno studiato tanto e che però iniziano a imparare tante cose. C'è una delle volontarie che sa tante cose di mitologia e di cultura classica e loro sì. iniziano ad ascoltare l'Iliade che non conoscevano. Sì. Si fanno dei, o perlomeno non la conoscevano così bene, così, bene, così raccontata bene. Sì. Iniziano a esserci dei dibattiti teologici eh, fra di loro. Eh, imparano un po' d'inglese e insomma si, è come un se. Un po' si, di arabo. Un po' di arabo, si risvegliasse la loro curiosità anche più in generale su tante cose sulle quali magari negli anni si erano un po' adagiate in una sorta di ignoranza, comunque la normale sì, voglio dire, dico, no? No, nulla. Di gr vita grigio topo. Grigio topo, <ride> la Famosa molto, vita grigio topo. Molto carino questo. <ride> E, sì. mh, e poi un'altra cosa che ad, ad, hai detto poco fa è il fatto che appunto la loro vita si fermava alla corriera per spedire i pacchi ai per figli emigrati. Questa, sì. allora, questo tema dei figli emigrati è anche questo una cosa importante, no? Perché loro sono in un paese che, appunto, come succede in tanti posti, non solo della Sardegna, ma in generale del Sud Italia, eh, non soltanto, i paesi si svuotano perché i ragazzi privi di opportunità di crescita, di sviluppo e di lavoro se ne vanno. E quindi in sostanza è come se il loro destino non fosse poi così diverso no. da quello delle persone che arrivano, che chiamano invasori, solo che hanno un passaporto che permette loro di spostarsi senza dover affrontare tutto. Non questo. hanno rischiato la vita. E quindi niente, volevo sì. chiederti questo, no? come sì. se questo era un pensiero che avevi mentre scrivevi e sì. come, come l'hai sviluppato. Il, il pensiero che avevo io e che ho nella vita no, di adesso col... Questi, questo problema dell'emigrazione, eccetera, ogni volta in cui guardo un telegiornale, un programma, eccetera, penso che, che è vero che siamo tutti nella stessa barca. Per cui eh, fare quelli che sono i fortunati, che innalzano il muro, che non si fanno toccare, è, è una sciocchezza. Perché, come dice un personaggio del libro, prima o poi ti tocca o ti è toccato. Cioè a noi italiani, soprattutto del sud, soprattutto del sud non è, è toccata qualunque vicenda disgraziata, veramente, da, dalla, da, dal fatto di rischiare la pelle eh, quando si è andati con quelle carcasse in America. A, a come eravamo trattati negli anni '60 in Svizzera, dove c'era un tanto di cartello vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Ai cani, e a, cioè, queste cose sembra strano che, che almeno per sentito dire, anche se una persona magari allora era, era, era piccola, anche se allora magari molti non, non erano neanche nati, eh, tipo voi, eh? Eh, però sono cose che si sanno, quindi con che coraggio vai a fare esattamente quello che è stato così doloroso e che, e che hai criticato negli altri, non farlo, Stai, sta, statene buono. Zitti e buoni, ecco, torniamo eh, eh, ai vincitori <ride> <ride> Milena, voglio approfittare sì. del fatto che ci troviamo dove ci troviamo, cioè la fondazione di Sardegna è quindi nel cuore ah, del quartiere Marina. Dove eh, abito? Dove abiti sì. e che è, è storicamente il quartiere multietnico di Cagliari. Sì. E quindi mi chiedo se nelle tue passeggiate per il tuo quartiere ehm, ti sei ispirata per la costruzione di alcune dinamiche relazionali tra queste signore eh, e queste persone. Sì, in certi romanzi, moltissimo. Per Esempio in sottosopra eh, c'è moltissimo la marina, è proprio vabbè, il mio quartiere. Eh, per me è molto normale vedere persone di tutti i colori, è normalissimo. Certo. Non, non è che mi stupisca più di tanto. Eh, e poi, vabbè, poi comunque, anche insegnando a scuola. Ho avuto alunni neri, gialli, non ho avuto pelle rossa, però gli altri li ho avuti. Eh, e quindi sì, eh, l'ispirazione li, eh, viene molto dal quartiere multietnico eh, perché, perché la Marina è, 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 proprio, è stata fonte di ispirazione. Qua, meno perché l'ambientazione in un paese del medio campidano per cui l'ispirazione è stata più a, a paesi che conosco okay. del medio campidano però negli altri moltissimo castello moltissimo la marina e, e c'è una cosa secondo me che è cambiata da questo ad altri tuoi romanzi e cioè un, un tema tuo fondamentale il sesso che è molto presente negli altri libri e qui meno c'è un, un sogno, c'è un Però sogno presente, così così. È, è presente nei sogni, perché le signore, eh, come fanno un po' tutte le donne, secondo me, quando sono molto amiche, se arrivano degli uomini nuovi, noi lo diciamo, quello è carino, anche se non ci importa, no? Certo. Amiamo il nostro uomo, non, non è che vogliamo fare chissà cosa. Eh, si dice no quello è più bruttino quello dai, quello però e loro iniziano a fare tutti questi discorsi e siccome eh, erano un, un po' sessualmente grigio spente, topo anche lì, erano un, grigio erano topo un po' anche... grigio topo questo arrivo dei migranti anche con dei neri belli, c'è cioè un nero asad che è splendido la classica bellezza che sgomina tutto, no? Dei, di certi neri. E così loro fanno queste cose e iniziano a fare sogni erotici. E, e, e quindi l'erotismo è sognato. Ma anche a rivitalizzare un po' però questo grigio sì, perché, topo con i loro stessi mariti. Certo, no? perché... A un certo punto... Sì, cioè... sì, sì, perché... Ehm, poi loro, loro ci scherzano su questa cosa, perché una... Tutte le notti sogna Robert De Niro che la vuole e con lei vuole fare seriamente, però una che non si è sposata, devota, una signorina. Sogna tutte le sere De Niro, De Niro vuole fare le cose seriamente e di notte addirittura la presenta alla famiglia e va il fratellino di De Niro ad aprire, la presenta. <ride> Eh, eh, mi fa ridere perché mi sono troppo divertita eh, a scriverlo eh, eh, eh e le, le amiche prima di lasciarsi di sera le dicono salutaci De Niro stanotte eh? non fare porcherie con Deniro tu e eh? eh, così quindi è, sì, è un erotismo sognato però loro si ringalluzziscono no eh, e i mariti, perché le cose si sentono, se ne accorgono e le cercano continuamente. Cercano conti. Eh? C <ride> Sto cercano da... conti, ha detto Flavio, non cercano inquadrato, però si deve assumere il la responsabilità. In sardo si dice cercano cosa. Senti Milena, un'altra un domanda che ti vorrei fare è, è... E poi chiudiamo purtroppo sì è legata alla musica. C'è cioè una scena molto bella verso la fine del libro, anche senza ovviamente raccontare come va a finire, che il, è la il scena ballo. di un ballo. Un ballo in cui eh, tutte queste persone ballano ognuna a modo, a modo loro, quindi <ride> sì. un ballo che all'apparenza potrebbe sembrare del tutto folle e disarmonico, ma che in realtà poi eh, risulta molt, al contrario molto armonico. Sì. Ti vorrei chiedere l'importanza della musica, se c'è, rispetto alla tua scrittura. Per esempio, l'ascolti quando scrivi? C'è qualcosa che ti, come dire, un ritmo che senti che ti accompagna? Sì. Eh, allora... Eh, io ho un figlio musicista, Jazz, che vive a New York, in questo periodo, purtroppo vive a New York. E eh, 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 gli editori mi hanno detto che mio figlio sembra Hitchcock nei suoi film. Sai quando Hitchcock passa l'ombra, no? È i tuoi libri. Sì. E allora dicono sempre che nei miei libri c'è sempre il musicista, ehm, più o meno. Sì, una volta suona, una volta suona la tromba, una, non importa cosa suona, una volta c'è il violinista, una volta il pianista, però c'è sempre così, c'è sempre il mio figlio che è. è Ridiamo con mio figlio perché lui è una grande fonte di ispirazione e io ho tantissime cose anche di quando ero era piccolo le metto nei romanzi e avrebbe diritto sia lui che il mio compagno Marco: avrebbero il diritto alla privacy? No, avrebbero, dovrebbero avere i diritti d'autore. Ah, okay. <ride> sì, anche il mio compagno è sempre in mezzo, però mentre Marco, il mio compagno, è in mezzo perché dice delle battute che poi io metto tutte nei romanzi, appena le dici io le scrivo e poi le uso, e mio figlio lo stesso fa delle cose che mi sembrano artistiche e poi le metto. Quindi la musica c'è per quello. E lui li legge poi, tuo figlio? Allora ha letto solo questo, gli altri ho cercato di nasconderli, spero non li abbia letti. So anche quei per studenti, la storia delle La possiamo raccontare questa cosa. Ora allora sei in pensione, possiamo dirla che, che in, li tenevi nascosti ai tuoi certo, alunni finché certo. insegnavi. Sì, sì. sì. Anche, lo dici appunto come se anche, anche ai colloqui, siccome i miei libri le mamme degli alunni li leggevano. Molte volte i colloqui venivano per farsi rifirmare. Io <ride> e dicevo di non farne cenno ai figli. Poi se, tra l'altro, se c'è una se cosa vi... che ingolosisce un adolescente non farlo, sì, non sì, non è, non è non farlo, non leggerlo, è la più grande le operazione le di marketing della storia. Ma io ero più furba. Eh, no, ero furba <ride> nel senso che non, non dicevo: no, 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 voi non li dovete leggere cambiavo discorso e dicevo dai un'altra volta ne parliamo adesso facciamo questo che non c'è tempo capito lasciavo cadere non è se no certo ragazzi a me a 16 anni se avessero, ma anche adesso mi dicono guai a te non farlo aspetto che si girino e, e, e vado lo faccio siamo dobb dobbiamo chiudere Okay. Ricorda che tra poco riparte. Sì, la diretta, allora per questa persi. diretta adesso dopo i, questi saluti e il saluto musicale la chiudiamo ma ripartiamo immediatamente dopo. Ieri ci siamo dimenticati di dirlo, invece oggi e è, e riappare la diretta e andiamo avanti con il finale di, questo, di questa edizione 2021 di Terra Leggeri. Io ringrazio moltissimo Milena per avermi eh certo. vabbè, Nicola, e qua. Ma grazie sì, a te, Paola. E <ride> grazie a Flavio, e eh, a tutti voi. Leggete sì. i libri di Milena, sono sempre belli. Un tempo gentile <ride> notte tempo, armeria dei briganti.